Ehi, hey, Pokéfanatici e bentornati a Pokémon Rumble World! Come vedete ho 523 Pokédiamanti. Ve l'avevo detto nella scorsa parte che avrei comprato dei Pokédiamanti utilizzando una eShop card dal Nintendo eShop. Ne ho comprati 500 per la modica cifra di 4,99€. C'erano anche i 1000 Pokédiamanti a 9,99€, ma secondo me era un po' esagerato spendere 10€, quindi ne ho spesi 5 e va bene così. Intanto abbiamo le nuove mongolfiere, oro, argento, diamante, perla, nera, bianca, folletto, oscura, origine e basta. Origine costa 100 Pokédiamanti, alla faccia. Comunque per adesso ne ho presi 500, nel caso dovessero servirmene di più, ne prenderò altri, no problem. Intanto abbiamo preso quella oro con O, andiamo per ordine. E siamo nell'altura oro, che diamine è quel coso? Quello tra Fortress e Slowpoke? Non lo capisco. Ma quello non è uno Slowpoke, quello è uno Slowbro. Ok, fantastico. Intanto, Monte della Rinascita è entrata con Quilava come boss! Entusiasmante, direi. Ok, andiamo. Intanto, mettiamo subito giù questi Cyndaquil. Vi voglio confessare una cosa, ragazzi, vi voglio confessare una bella cosa. Sto usando da un bel po' di parti Hydreigon e la cosa inizia a stufarmi. Abbastanza, però devo usarlo per forza. C'è Kazu? Kazu, cosa c'è? Ok, per chi se lo stesse chiedendo, quel Mi, Kazu, non so come si pronuncia in giapponese, la Z, è un Mi che ho spot passato, richiamando gli amici online con la funzione del gioco, appunto. E si può usare per ottenere pochi diamanti, quindi fatelo. Fatelo perché è molto importante, potete ottenere dei pochi diamanti ogni giorno. Dipende da quante persone spot passate. Credo che si spot passino quelle persone, non ne sono sicuro. E qui ce n'è un'altra! Ho veramente trovato un sacco di giapponesi, un australiano, ma tanti giapponesi. Come potete anche vedere dai loro messaggini. Sì, ho capito tutto. Difesa X. Ok, grazie. Allora, otteniamo un po' che diamante. Yay! Stavo dicendo, usare Hydreigon. Sta diventando scocciante perché è troppo OP. Molti di voi mi dicono, ah Dlarz, ma io sono molto più avanti, Hydreigon è inutile dove sono io. Però purtroppo non è inutile dove sono io. Ma devo usarlo per forza, anche se mi sto scocciando ad usare sempre il solito Pokémon, perché purtroppo mi serve. Intanto ho buttato giù Quilava da dietro mentre attaccava, se magari lo recluto. No, ovviamente no! E quindi per chiudere il discorso dovrò usare Hydreigon ancora per un pochino. Mi dispiace. Prendiamo la mongolfiera con la nostra amica e torniamo alla base. Allora, direi di andare a fare subito un altro stage. Siamo al grado 12 intanto. Perfetto. Andiamo a fare un altro stage della mongolfiera oro. Entriamo qui dentro. Allora, vediamo un po' che cosa c'è di disponibile per noi. Due minuti non li aspetterò mai. Sono troppo impaziente, forza. Che diavolo è quel coso fra Fortress e Slowbro? Cos'è? Sembra Skarmory, ma che sono quelle cose sotto? Ok, Selva Verde Nuovo è entrata, con Fortress. Ottimo! Ci sono Nincada che ci aspettano, ce ne sono veramente tanti. Ne abbiamo reclutato anche uno! A proposito, mi mancano 11 Pokémon per superare il limite di capienza della casa Pokémon, quindi mi toccherà comprarne anche un'altra, la casa Pokémon 2, magari anche la 3. Magari anche la 3. Non lo so. Adesso ho abbastanza pochi diamanti per permettermelo, quindi. Guardate come faccio lo sweggone riccone, attenzione, eh. Con 4,99€ posso fare lo sweggone. Vai, ok. Andiamo anche contro questi Ninjask. Ottimo. Boom. Ma neanche un Ninjask reclutato, cioè mi piacciono, dai. Un Ninjask, posso reclutare un Ninjask, per favore? Guardate quanto sono belli, sono bellissimi. Sentret, ok. Barile, aspetta. Goccioline, ok. Nincada ancora. Sì, ma recluto Nincada a non finire nessun Ninjask. Cavolo, mi piacciono, posso? Oh no, hanno... hanno circondato quel poverino di... non riesco a leggere il suo nome perché è in giapponese. Però ci aiuterà con la... qualcosa X, attacco X, ecco. Ok, attacco aumentato! Grazie. Mi piace il fatto che stiano utilizzando i Mi che ho trovato.
online all'interno degli stage. È una cosa molto bella e non fa altro che confermare il mio giudizio su questo gioco, che per me è probabilmente il migliore della saga di Pokémon Rumble. Forse solo il primo mi è piaciuto così come mi sta piacendo questo. Ho attaccato Forretress mentre attaccava? E l'ho reclutato, e mi sembra ovvio! E che cavolo, questa volta dovevo reclutarlo per forza. L'ho attaccato come mi dite voi ogni volta. Che poi ogni parte mi dite: no, Dlarz, si fa così! E poi nella parte dopo: non si fa così, ma si fa così! E poi: non si fa né così, ma si fa in quest'altro modo! Oh, ce l'ho fatta. Ho reclutato due boss in 12 parti. Complimenti, Dlarz, complimenti. Adesso mi aspetto la gente che mi dirà sotto questo video con un commento tipo: ma no, Dlarz, non hai capito? Per reclutare i boss devi fare una capriola all'indietro, camminare sull'arcobaleno, catturare un unicorno, trovare un'unghia di dinosauro e fare avanti e dietro 50 volte dal bagno alla tua cameretta. Dopodiché troverai il camioncino di Mew, e potrai spingerlo per trovare un Pokédiamante speciale che ti farà reclutare un boss. Che immaginazione che ho. Ok, andiamo avanti. Vediamo un po' chi uscirà. Spero di beccare quello Skarmory. Quello è uno Skarmory? Sì, è uno Skarmory. Preso! Fabbrica degli artifici entrata. Ma quindi cosa sotto è semplicemente il... Ah, sì, ok. Era semplicemente l'ambientazione. Le righe gialle e nere mi avevano preso l'attenzione, ma fa niente, avevo frainteso il tutto, sembrava qualcosa tipo di speciale, un dungeon speciale. Lasciate perdere, lasciate perdere. Intanto andiamo a liberare subito questa tipetta. Oh, come sei carina. Attacco X anche lei, ottimo, dammelo. Ho l'attacco in calo e l'attacco che cresce. Tutto in una volta, che bello. Cos'è che indica la freccia? Ah, c'è un Pichu, Pichu 306. Fantastico. I Porygon! Beh, se non mettevano i Porygon qui, dove metterli, dico io? Devo prendere bene le misure per attaccare. Ok. Ah! Devo usare la B certe volte. Altri Porygon? Che bei Pokémon i Porygon. Anche se preferisco forse Porygon 2, o forse no, forse Porygon è quello che mi piace di più. Porygon normale. È una bella lotta. È una bella lotta. Però anche il Porygon Z è carino. Difficile. Non è questa la sede giusta per parlare di queste cose. Ok, andiamo avanti. Dovremmo essere al boss adesso. E infatti ci siamo. E il boss è... Skarmory! Non ho preso l'attacco X che mi ha passato la tipa. Boom! Mi stavo attaccando. Reclutalo. Recluta. Ok. L'ho reclutato! Sì! Due boss in una parte! Due boss in una parte! Due boss in una parte! Sono un mito, sono un mito. Sono passato dal non reclutare neanche i Caterpie a reclutare due boss in una sola parte. Io ringrazio tutti quelli che sono stati pazienti con me nei commenti e mi hanno spiegato ogni volta come diamine reclutare i Pokémon. Questi sono i frutti dei vostri insegnamenti. Sentitevi fieri di aver insegnato a me come fare. Grazie, grazie maestri cari. E nulla, questa parte finisce qui. Io vi ringrazio per averla seguita. Lui non ci dà nulla di interessante. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace qui sotto e di iscrivervi se non siete iscritti. E noi ci vediamo alla prossima parte, in cui faremo quell'argento. Bye bye!